Salve gente, benvenuti in questo nuovo episodio di Axis. Oggi siamo qui finalmente su questo video che volevo fare veramente da tanto. Finalmente ho trovato l'occasione di fare questa bella cosa, perché oggi andremo ad esplodere, ma esplodere con tantissima potenza questo realm. Andremo a far fuori tutto quello che esiste in questo mondo sporco che non ha un senso di esistere. Adesso ci troviamo qua nella nostra piccola base operativa segreta, che purtroppo è stata scoperta, perché signori, sì, i giocatori di questo realm usano anche i trucchi e la spectator mod, non so esattamente per quale arcano motivo, ma sì, la usano. E quindi la nostra base mimetizzata sott'acqua con tutta la cura e i meccanismi del Cristo fatti apposta per non essere scoperta è andata a puttane. E quindi siccome questa cosa ormai non può più andare avanti, il farming non può più andare avanti in modo stealth, basta, è arrivato il giorno di far esplodere sto proprio di realm. Tanto prendiamo un attimo ste cristo di carote, perché sai, hey, le carote fanno sempre bene. Tra l'altro abbiamo dell'armor in oro e dei pieni in diamante. Sei l'armor in oro perché è swag. Casino di lava, acciarini e ben 6 TNT, perché ho iniziato a farmarle, ma hey, hanno subito scoperto la mia bellissima base. Cioè, guardate, il sistema di chiusura della base qua, nascosta. La base è sott'acqua invisibile, ma questi piccoli mona usano lo spectator. Via di fuga nel Nether. Perché sì, entrando in quel portale e rientrando per uscire dal Nether, si arriva in un posto altrettanto ambiguo da cui si può sicuramente evadere. Tra l'altro, prendo questo momento abbastanza inutile per raccontarvi che, cioè per raccontarvi, più che altro per dirvi che adesso per registrare l'audio della mia bellissima voce uso Audacity. E ditemi se è, cioè la qualità del video è meglio che se registro tutto insieme e mi faccio un po' meno il culo per editare, però hey! Oh, voglio provare un attimo questa cosa. Quindi, abbiamo anche una cesta segreta qua dietro, tanto sì, guardate. Ah, è là dietro, sta nascosta. Allora, iniziamo a prendere queste cose, che ovviamente non sono mie, ma hey, le ho rubate da un tipo, e fare questa bella cosa. Tizio, se stai guardando questo video, anzi, vi lascio il canale del proprietario di questo realm nella descrizione. È un mio amico, ok, forse no, è un piccolo lezzo. Lascio il link, oppure no, vi dico direttamente come si chiama Hydracori64, il suo canale, andate a vedere, fa veramente video di qualità. Sì, era ironica. E quindi, ehi, se stai guardando questo video, guarda le tue bellissime elitre, i libri incantati più preziosi, dove stanno finendo? Ops. Eh sì, signori, sono bruciati nel fuoco potente. Tra l'altro direi che possiamo andare a chiudere questa base da sopra e iniziare il nostro lavoro. Le TNT le riservo per, ovviamente le riservo per la sua piccola base molto simpatica e bella. Chiudiamo qua. Perfetto. Questa, diciamo che è casa mia. Questa è casa di un altro tizio, che però non è che mi interessa griffare. Guardate qua. Altra lava. Nice. E acqua. Prendiamo anche questa, non si sa mai. E niente, questa è la mia piccola bellissima capannetta. Tra l'altro là c'è un tavolo dell'enchant, che direi che anche quello potrebbe fare una fine parecchio simpatica. Tipo, spaudere male. E se non mi bannano da questo realm, potrei anche fare i prossimi episodi su sta serie. La mia cascata esiste ancora, perfetto. Quindi, hey, comunque se avete dei server di gente che volete far esplodere con potenza, chiamatemi che ci faccio un video, scrivetemi l'IP e mi diverto un po' e divertite anche voi. Facciamo un attimo una cosa fatta bene. Tutti questi bellissimi libri. Direi che possiamo fare così. Non voglio raccogliere niente di quello schifo. Semplicemente dare fuoco a tutto. Facco assorbito dell'uridume. Vai via. Brucia. Brucia male. Perfetto. Adesso direi che possiamo guardare innanzitutto se il fuoco spreada. Credo di sì, eh. Sì, perfetto. Non la sanno mettere la Game Rude del fuoco che non spreada. Quindi possiamo iniziare a dar fuoco a tutto ciò e continuare il nostro bellissimo viaggio. Addio. Vediamo anche se riusciamo a far crashare questo bellissimo realm, perché anche quella ci starebbe come cosa. Pensate se adesso tipo viene il proprietario on.
o qualcuno, ma adesso direi che possiamo continuare. Dirigerci verso la zona che più ci interessa. Perché non mi va l'audio? Devo aggiornare la texture perché sennò non so perché. Perfetto. Tra l'altro diamo un colpo di acciarino qua, anzi no, perché questa è la mia zona. Non vorrei mai che prendesse fuoco con potenza. Allora, intanto ci serve un kart perché dobbiamo usufruire di una sua grotaia. Non so se ce l'ho, non so se esiste in questo mondo. Tra l'altro hanno scoperto pure la mia magica trappola che ho fatto su queste rotaie. Guardate, c'è. Lascio una trappola veramente molto articolata. Articolazione. Fuck, non abbiamo carte. Sì, questo potrebbe essere un leggero problema. Mi serve. Pa! Mi serve del ferro. Sì, si crafta con quello schifo il kart. Oh, perfetto, abbiamo trovato. Let's go. Facciamo così. E andiamo. Ci mangiamo una bellissima carotide. Detto ce la mangiamo. E andiamo verso il villaggio che sta pure rifacendo le mura. Ehi, le mura sono mezze in legno, quindi due colpettini di acciarino non glieli leva nessuno. Qua mi vorrei assicurare che non sia settata sulla trappola, cioè guardate quanto tonda sta roba. Facciamo così, vabbè, devo rimettere la trappola però. Ehi, guardate quanto sono storto in questo kart, perché sono così a sinistra non lo so neanch'io. Però ehi, va bene comunque. E direi che possiamo dirigerci verso la base di codesto individuo. Oddio, perché sono così tanto storto. Mi triggerò un po' la cosa. Tra l'altro prendiamoci un po' di TNT, un po' di lava nell'inventario. Andiamo a comandare. Ma quanto è figa l'armor in oro? Quanto è inutile ma bellissima. Allora, ci dovremmo essere tra un po'. Che botta di acciarino qua e là. Aia, ho preso fuoco, fuck. Qualche botta di acciarino qua e là la possiamo anche dare per far, diciamo, diventare la situazione giusto un po' più calda. Dare fuoco a questa bellissima isola. Isola, sì, vabbè, foresta. Sì, un po' col. Quanto adoro griffare, sì, adoro. Sono un builder tra l'altro, quindi lol. Però è sempre divertente sfasciare le cose, dare fuoco, fare tutta sta bella roba. Che bello, stiamo dando fuoco a tutto. Là dietro si starà scatenando il dio. Oh, ho finito il primo acciarino, ce ne restano. Oh, ma perché? Carte di scroto. L'ho pure mancato. Wow, no, pensavo di averlo preso. Vabbè, scialla, andiamo a piedi. Tanto siamo quasi arrivati. Wow, che cosa triste, non so esattamente perché mi sia sceso. Ah, perché per prendere l'acciarino ho cliccato shift, là c'è un pene di cobblestone. Vabbè, questo lo lasciamo qua, cioè, massimo facciamo un attimo così. What? Ah, ok, mi sa che il realm sta già laggando per tipo il fuoco. Sì, così posso esplodere tutte le rotaie. Questa roba lo so che dà veramente un casino di fastidio. Eh sì, lo so signori, che fare esplodere le rotaie così veramente da persone brutte. Però ehi, hey, io sono una persona brutta, quindi chi se ne frega, facciamo saltare tutto. Pure le torce, che sta roba qua devo rimettere un fottio. Io lo so, perché ho esperienze. Perfetto, ci siamo quasi. Ah regà, tra l'altro è pure notte, che se ne frega. Perfetto, qua si sta espandendo l'acqua, che è un piacere. Che un po' di qua, guardate che casino stiamo combinando. Perfetto, siamo arrivati, raga, guardate. Laggiù. Laggiù mi sta venendo una fame assurda di imbozzarmi di carote. Vai, tiriamo via ancora un po' di rotaie, già che ci siamo da queste parti. Sì. Questa farà un bel bordello, eh. Questa colata d'acqua si è sfasciata tutto. Ciao zombie, come va la vita? Non mi sfasciare.
che ho un mondo da far esplodere. Allora, signori. Qua non si espande per bene. Oh, yes, sì che si espande per bene questo carte. Sì, bravi scheletri, menatevi, che tanto io vado a dar fuoco allo schifo. Ambasciata UFAC, ambasciata della foresta, proprietà di skill 88. Wow. Diamo fuoco a tutto, chi se ne frega. Anche qua, due o tre colpi d'acciarino, sto scheletro mi ha già sfasciato. Oh Cristo, ma l'arco con punch. Sì, diamo fuoco a tutto, facciamo un po'. Oh, mi sa che uno zombie ha appena preso fuoco. Bisogna un attimo sistemarle per bene, ste cose. Oh, fuck. Devo smettere di prendere fuoco anch'io. Ah, quanto è soddisfacente il rumore dell'acciarino. Oh, questa casa è tutta bella legnosa. Te muori, grazie, pure te. Oh, quanti siete? Mangiamoci una mela d'oro, chi se ne frega. Oh, mi ha droppato un pezzo di armor. Mi sei da fottuto quello zombie. Wow. Frattempo qua possiamo ammirare il bellissimo spettacolo di sta roba che brucia. Ma quanto è bello. Poi una bella colata di lava tipo dalla torre, noi gliela mettiamo, che di lava ne abbiamo e neanche poca. Cioè, che dite, non gliela mettiamo? Eh sì che gliela mettiamo. Proprio. Oh sì, che benessere. Tipo, oh, mi servono dei blocchi, però fuck. Wait, non ci ho pensato. Portarmi tipo uno stack di cobblestone, una cosa del genere. Tipo, facciamo un pilar da due. E ci mettiamo la lava. Oh, vi è piaciuta questa LMLG Water, eh? Sì, in effetti ha fatto parecchio godere, devo dire. Guardate la lava che si espande. Wow. Veramente bellissima. Una scena così bella, non credo di averla mai vista. Oh yes, tutto distrutto qua. Abbiamo già fatto un bel lavoro, ma mi sa che una TNT tipo qua dentro ci vuole. Tipo, cosa c'è qua dentro? Wow, bello schifo. Le TNT sono un po' inutili, eh? Vanno messe nel posto giusto, tipo in un magazzino. A proposito, il cartello delle regole. Ops. Oh, buongiorno anche a lei. Grazie per essere esploso. No, ops. Oh, cos'è quella? C'è un creeper lassù, direi che possiamo sfruttarlo. Creeper? Creeper? Vieni qua. Sì, creeper, sì. Sì. Bravissimo. E anche qua, due colpetti d'acciarino, diamoceli. Giusto per illuminare un po' la zona. Oh, un altro creeper. Venga. Venga, esploda. Bravo. Allora, qua credo che ci sia tipo una farm automatica di canne da zucchero. Questa bellissima farm. Raga, bella, raga. La farm automatica più brutta che abbia mai visto. Oh! Wow, mi è piaciuta. Oh, ha fatto tutto il banner lo zombie, che figo. Aia, shit, muori. E quanti sono? C'è un altro creeper. I creeper mi piacciono. Dato un attimo due colpetti qua al muro. Ma basta, Cristo di zombie. Oh sì, creeper, te vieni qua nel muro. Da bravo. Sì, venite tutti qua, facciamo una piccola orgia. Sì. Perfetto. Abbiamo fatto saltare tutto. Che fastidio il fuoco, che fastidio il fuoco. No, raga, calmi. Raga, calmi, siete tantissimi. Quegli zombie raccolgono sempre tutto. Wow, che schifo. Perfetto. Tipo qua c'è un buco, bello. Adesso andiamo a casa del founder. Che è questa qua?
Oh, aspetta, mi sono dimenticato. Sì, lo zombie prende fuoco. Quanto sono scemi gli zombie. E un attimo fuoco qua, cioè, chi se ne frega? Oh, fuoco, finito. Che secondo cerino? Tipo, un attimo di qui. Oh, eccolo il magazzino, quello tondo. Oh fuck! Oh Gesù! Fatto esplodere tipo il Cristo. Non vorrei mai tipo raccogliere un po' di quella roba. Farebbe parecchio male al mio inventario. Uso la lava e non l'acciarino perché così non mi si spreca l'acciarino. Direi che la 3 TNT qua non gliela leva nessuno, cioè. Oh, sempre molto soddisfacente vedere tipo tutto. Oh, Gesù Cristo, questa sarà la miniatura. Perfetto. Screen fatto. Abbiamo la miniatura, signori. Cioè, ma quanto è obesa la quantità di roba che c'è qua per terra, tipo. Assurda. Brucio tutto lì. Sì, perfetto. Sì, GG. C'è altro schifo. Piantagioni. Ah, tanto ormai ho già l'inventario full. Quindi possiamo benissimo fare così. Anzi, abbiamo l'acqua, usiamola. Fa un po' schifo, eh? Fa un po' schifo perché c'è il buco e si va a infilare lì. Vorrei tipo far diventare tutta la terra non coltivabile, però non so esattamente come potrei fare per saltarci sopra, vabbè. Aspettate, mi dicono che la terra esplode bene. No, però abbiamo ancora 2 TNT da usare per il magazzino, per forza. Per forza devo usare per il magazzino queste. Vabbè, questa cosa non è che dia troppo fastidio. Tipo se io metto la lava. Oh wow, buggato. Però l'acqua da qua si leva. Wow. Questa sì che è roba soddisfacente, raga. Guardate, quanto è lento lo spread della lava, però è bellissimo. Da vedere, è una cosa troppo spettacolare. Una colatina qua, una colatina là. Facciamo un po' di bordello. Lava direi che tipo qua e ne possiamo anche lasciare 2 o 3 secchi, tanto guardate quanta cristo ne abbiamo. Qua un altro. Tipo qua un altro. Perfetto. No. Là dentro, la voglio che si espanda proprio per bene. Perfetto, gli mettiamo anche tipo uno dei suoi banner qua. Perfetto. Ok, ma come Cristo esco io da qua? Perfetto, sto già esplodendo. Aia. Poi. Perché sta assorbendo così tanto schifo? Una bella. Ah, dobbiamo anche uscirci da qua e mi sa che non ci usciamo più da qua. Fuck. Bah, tipo così potrebbe andare, che dite? Wow. E poi come piccolo dono gli lasciamo anche 2 colate di lava, una qua e una qua. Guardiamo un attimo come si espandono per bene, proprio. Wow. Oh, sta piovendo. Vabbè, un'ultima colatina di lava qua e direi che qua abbiamo finito. Usciamo un attimo così. No, però la pioggia mi avrà spento tutto il fuoco. Oh, wow, è bruciato tutto con potenza qua. Perché proprio adesso si deve mettere a piovere? Oh, tipo il villaggio non esiste più.
Wow, che bello. Ah, sono dimenticato di dare fuoco a quello schifo là dietro. Sai, non ci dobbiamo far scappare niente. Perfetto. Perfetto, signori, anche qua abbiamo fatto. Adesso dovremo trovare la casa di qualcun altro. La casa di qualcun altro. La farm di pesca automatica. Questa possiamo semplicemente fare così, lasciare espandere l'acqua. Anche dietro, magari. Che lo so che le farm di pesca. Oh shit, un modblock. Tipo. Oh yes, perfetto. Wow, che farm di pesca un po' di culo. Vabbè, perfetto. Abbiamo tipo aperto tutto. Adesso ci manca solo una cosa da fare. Dobbiamo trovare la base di un altro tizio che abita nella foresta proprio, quindi non sarà troppo difficile esploderlo. Cioè, più che esploderlo, siccome non abbiamo più TNT, dargli fuoco. Eh sì, non sarà difficile. Però sarà abbastanza complicato trovarlo. Credo comunque che sia tipo di qua, nella taiga. Lo troverò. E lo distruggerò. Ok, raga, è ufficiale. Mi sono perso in mezzo alle montagne. Quindi, signori, per questo episodio del Griffin, che spero sia il primo di tanti, perché io adoro fare queste cose, per questo episodio del Griffin può essere tutto. E cercherò di trovare anche l'altra base e griffarla, e semmai porterò un secondo episodio in questo stesso realm. Ma per questo episodio è tutto. Lasciate un bel pollicione in su, mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, commentate, condividete con tutti i vostri amici. E alla prossima. Bella.